Siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi. Crimini che il governo considera irrilevanti. E poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Ma mi serviva un socio. Qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia. Lavoriamo in incognito. Non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi. Caso le devo dei soldi? Lei non mi deve niente, Mr. Reese. È il nome che preferisce, vero? So che ne ha più di uno. Non si preoccupi, non dirò a nessuno di lei. Lei non sa niente di me. In realtà so tutto di lei, Mr. Reese. So del brutto lavoro che svolgeva per il governo. E so dei dubbi che aveva riguardo a quel lavoro. So che il governo, come chiunque altro, crede che lei sia morto. Calma, calma! So che è due mesi che cerca di uccidersi con l'altro. Stia calmo, Mr. Reese. So che sta cercando modi più efficaci per uccidersi. Come vede, le informazioni non sono il mio problema. So tutto di lei. E ho scoperto che lei è il mio uomo. Mi può chiamare Mr. Finch. Credo proprio che io e lei potremmo aiutarci a vicenda. Che ne pensa, Mr. Reese? 15.000 persone. Sa cosa hanno in comune tra di loro? Non sanno cosa li riserva il futuro. A Terralba, ogni 18 ore, una persona viene uccisa. Gli incidenti capitano tutti i giorni. Non si possono evitare. E se invece si potesse? D'accordo. Vada, Mr. Reese, vada! Continui così, Mr. Reese. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 Mr. Reese, vai! Vai, vai, vai. 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 Vai.
nuovo taglio di capelli e una ripulita. Sei tu il mio uomo. Andiamo, è ora di cambiare il tuo look. Ho bisogno di un nuovo look. Signor Rhys, questo è il mio studio. Adesso la macchina ci dirà che ha bisogno di noi. Fabio McKenzie, 35 anni. È un disoccupato che da 3 anni circa ha una seconda vita. Alla moglie e alla figlia dice di continuare a lavorare, ma è in mano agli struzzini. Cosa dovrei fare? Devi andare sotto casa sua, seguirlo, pedinarlo. La macchina mi dice che il casino succederà questa notte. Prendi questo auricolare per rimanere in contatto. Mi sente, Mr. Rhys? Sì, la sento, forte e chiaro, Mr. Finch. Dove si trova? Mi trovo davanti casa del signor McKenzie. Bene, mi connetto alle telecamere di casa sua. Rimanga in linea. Ecco, mi sono collegato. Ho visto che è rientrata a casa. Mr. Rhys, meglio che si allontani, sta cagando. Ecco, ci siamo. Si è pulito il culo. Ha finito, ha tirato lo sciacquone. Devi aspettarlo. Gli struzzini lo aspettano appena uscirà da casa. Finalmente è uscito. Lo sto seguendo, Finch. È arrivato il momento, Mr. Rhys. Quei soldi! Non posso darti! Non ho quei soldi! Non lavoro da 3 mesi! Ho aspettato abbastanza! È arrivata la tua ora! Ti prego, ho moglie e figli!
E io? Abbiamo salvato Mr. McKenzie. I suoi debiti con gli strozzini sono stati dimenticati dopo l'esplosione dell'auto. Ha trovato un nuovo lavoro ed è tornato a vivere da sua moglie. La prima missione è stata compiuta. Un saluto, Mr. Reese. Sono sano! Sono sano! Sono sano! Sono guarito!